Allora, eccoci qua, finito adesso di lavorare e avevo intenzione di fare questo video, ci stavo già pensando, ho detto, ma perché non fare un video su pre-Benfica Inter? Allora, ragazzi, stasera, come abbiamo già detto più e più volte, ci giochiamo la stagione. Se stasera usciamo dallo stadio del Benfica con un risultato di super merda, dobbiamo capire che siamo già fuori perché l'Inter non è in grado di fare una rimonta di un certo tipo, ok? Sicuramente io preferivo giocare la prima in casa perché comunque la giochi tranquillamente, senza troppe pressioni, perché comunque sai che è anche il ritorno e magari te la porti a casa. Te la porti a casa in casa e poi al ritorno te la devi giocare cercando di gestirla, cercando di non subire gol. Quindi secondo me era meglio giocarla prima in casa. Si gioca la prima fuori casa, va bene lo stesso. Dobbiamo assolutamente fare risultato stasera. Io oggi, allora certo, preferisco un pareggio che una sconfitta, è ovvio. Però io voglio vincere stasera. Perché io vorrei al ritorno stare, non dico tranquillo, perché tranquillo è impossibile. Però vorrei comunque essere un pochino sereno e dire, ma sai, al ritorno comunque te la gestisci, cerchi di non subire gol, magari pure riesci a portartela a casa. Quindi, se stasera magari riuscite in qualche modo a portarvela a casa, ci fareste un grande favore. È chiaro che il Benfica è superiore a noi. Senza se, senza ma, il Benfica è più forte. È chiaro che c'è João Mario che rompe i coglioni, ok? È chiaro che sono molto più veloci di noi, è chiaro che noi siamo lenti, non sappiamo fare due passaggi di fila e quindi c'è qualche problema, ma giusto un paio. Però, raga, la Champions è la Champions. Cioè, è un'altra cosa, è un'altra cosa, magari ci viene boh, qualche benedizione, non lo so. E magari riusciamo a far bene, no? Poi, oh, raga, vedete voi, nel senso, se usciamo dalla Champions, la stagione è già quasi compromessa, quasi fallimentare. Poi certo, rimane la Coppa Italia, però, raga, io sinceramente arrivare ai quarti di finale di Champions, beccarmi il Benfica, che può essere in forma quanto volete, ma è comunque il Benfica. Io voglio arrivare alle semifinali. Un sorteggio così, lo ripeto altre 100 volte, non ti ricapiterà più. Ok? Cioè, questo qua è un sorteggio per mandarti direttamente in finale. Se tu non arrivi a sfruttare questo sorteggio qui, sei messo male. Anche perché io vedo un periodo un po' buio, sinceramente. Io vedo la prossima stagione, la vedo un po' grigia, sinceramente. Quindi cerchiamo di sfruttare quello che ci rimane ormai di questa stagione. Sì, non lo nego che io voglio vincere la Champions League. Sinceramente, non ci credo neanche un po', però non nego che mi auguro che possiamo riuscire a fare un'impresa del genere, sai. Passi i quarti, che comunque per quanto sia ormai, per quanto siamo forse la più scarsa in questo momento delle 8, o il Milan o noi, insomma, comunque è ovvio che mi auguro di passare e ho è ovvio che magari spero che passiamo i quarti, insomma, comunque è abbordabile. In un certo senso, insomma, è abbordabile. Poi ti becchi una tra Milano e Napoli, anche lì è comunque abbordabile. E poi in finale magari sai, ti va di culo. Sì, è ovvio che spero che vada così. Attualmente non vedo un Inter che possa fare grandi cose, ma boh, non si sa mai, raga, non si sa mai. Stasera, boh, ho qualche buon presentimento dentro, però non del tutto. Cioè, sono un po' lì in una via di mezzo. E niente, poi vabbè, le altre partite, City Bayern che c'è stasera. Sì, non me ne frega niente, però è una bella partita. Secondo me, non lo so. Non lo so, non lo so. Ho detto il Bayern, però forse mi sto un po'. Non lo so, non lo so. Poi vabbè, Milan-Napoli, secondo me passa al Milan. Secondo me. E poi vabbè, Real Chelsea passa al Real. Cioè, vabbè. Boh, raga. Io chiudo. Ah, una cosa. Adesso io lo so, Lukaku non mi pare abbia problemi. Per quanto io Lukaku mi stia un po' sui coglioni ultimamente, non è una partita in cui deve giocare Dzeko oggi. Ok?
parliamoci chiaro. Oggi non deve giocare Dzeko. E difatti gioca Dzeko. Poi Bellanova è così tanto più scarso di Dumfries. A me non, io penso che sotto Dumfries non ci possa essere nulla. Quindi direi che Bellanova forse si potrebbe provare, no? Che dite? Sono io rincoglionito? Può darsi. Vabbè ragazzi, io chiudo il video e ciao a tutti.